Teatro di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio nella piccola verandina antistante la cella numero 1, il luogo che ha visto i grandi momenti che ha vissuto Padre Pio, l'intimità di Padre Pio, ma anche su quella poltrona, il luogo che lo ha visto morire. Ecco, come state vedendo all'interno, tanti piccoli oggetti. Vogliamo tornare non all'ultima notte, ma alla mattina dopo. Ce lo racconta Angelo Maria Mischitelli, che vogliamo anche ricordare. Ha scritto tanto su Padre Pio, tanto ha ricercato e tanto ha raccolto, come ad esempio gli scritti di Padre Pellegrino Funicelli, il frate che quella notte era con lui. E ha voluto ricordare Angelo Maria Mischitelli, in questo suo libro, Padre Pio tra sandali e cappuccio, un racconto che fece proprio Padre Pellegrino della mattina dopo. Proprio quando, dopo la morte, quando tutto era finito, il giorno dopo venne allestita proprio qui la camera ardente di Padre Pio. Padre Pio venne posizionato qui su un piccolo letto e attorno c'erano i suoi familiari, i suoi più cari figli spirituali, c'erano i suoi confratelli che in quel primo momento pregavano per Padre Pio, prima di portarlo in una bara giù nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. E tra i suoi racconti, Angelo Maria Mischitelli riprende uno particolare di Padre Pellegrino. Sul far del giorno volle rendere omaggio alla salma di Padre Pio, ormai composta nella bara e deposta nella veranda, proprio qui, in attesa di essere trasportata in chiesa, secondo l'uso e le regole dei cappuccini. Andò quindi nella veranda e rimase impietrito. Lui rivisse improvvisamente tutti i momenti di quella notte, quando Padre Pio volle andare in quel posto, ovvero qui, in questa veranda, quella notte. Ricordò Padre Pio guardare con gli occhi fissi e curiosi, quasi imprimere nella mente per l'ultima volta tutti gli oggetti, tutte le pareti, tutto questo luogo. E allora Padre Pellegrino, ricorda Angelo Maria Mischitelli, ricordò che Padre Pio fissò gli occhi proprio in questo punto, dove in quel momento giaceva proprio lui. Racconta, e un brivido di freddo, di commozione, lo scosse dal di dentro, un senso di arcano, di sacralità, gli misero in subbuglio il cuore, un sentimento di affetto, di rammarico, gli scombussolò il cervello. Racconta, povero Padre Pio, com'era solo quella notte. Povero me, un piccolo uomo da niente che non ho capito quel che lui sapeva e che tentava di farmi capire. Lui guardava qui, fisso, dov'era? Si vide morto in quel posto, si chiedeva Padre Pellegrino. Dio mio, come ha fatto a resistere? Si è visto morto in quel posto. Dio mio, che tormento. Dio mio, cosa ha pensato in quel momento? E non ha detto niente, tutto dentro, tutto solo, solo con la sua bara. Dal vivo, nel silenzio, nella notte, il silenzio, la notte ed io, frate Pellegrino, il silenzio, la notte, io e poi l'immagine di una bara. Dio mio, forse Padre Pio in quel momento aspettava un bacio e io non gliel'ho dato, una parola di conforto e io non gliel'ho detta, una carezza e io non gliel'ho fatta. Perdonami, Padre Pio, di non aver capito, di non aver capito proprio niente. Perdonami di essere frate Pellegrino e nient'altro.